Good morning. Thank you. Good morning. On behalf of Ambassador Phillips and our Minister Counselor for conto dell'ambasciatore Phillips e il ministro consigliere per gli affari pubblici che è in una riunione con l'ambasciatore Phillips, avrebbe dovuto lui darvi il benvenuto, ma non so dove è rimasta bloccato. Voglio dare il benvenuto a tutti quanti voi all'ambasciata americana. Sono Jim Kobe, sono l'addetto culturale, avete probabilmente incontrato molte persone. Per l'italiano, 8 per l'inglese. All right, you've probably met several members of our team who are avete incontrato molti della nostra team, Giulia Fendrick, Marzia Benini. Sono felice di il fatto che siate qui con noi, una mattinata interessante. Siamo fortunati questa settimana, abbiamo avuto veramente due veri esperti degli Stati Uniti che ci parlano in Italia e che hanno girato il paese dal nord al sud. Sono stati a Milano, sono stati a Bologna, sono stati a Bari, sono stati qui ieri a Roma. Hanno tenuto un incontro alla Camera, hanno lavorato tantissimo parlando dell'utilizzo dei social media, del coinvolgimento delle persone e come accertarsi che il governo sia responsabile nei confronti e risponda nei confronti del popolo e della gente, cercando di rispondere alle loro esigenze, cercando di creare quel loop di feedback, ed è anche molto efficace anche per altre questioni sociali che sono presenti. Se, per esempio, si è parlato del raccogliere fondi per aiutare le giovani donne in Pakistan, queste tecniche si possono utilizzare per tutta una serie di cose positive. Sono molto felice che siate tutti quanti qui con noi. Fortunatamente abbiamo Michael Slaby e Betsy Hoover, entrambi veterani delle campagne del presidenziali di Presidente Obama, sia il 2008 che il 2012. Due campagne di grande successo hanno modificato il modo in cui i social media vengono utilizzati e hanno messo a punto e sviluppato moltissime tecnologie e le tecniche che sono necessarie per poterle realizzare. Per cui, senza ulteriori presentazioni, ho il piacere di darvi il benvenuto all'ambasciata americana e voglio presentare Michael Slaby e Betsy Hoover. Hello. Buongiorno, grazie per essere qui con noi, siamo felicissimi di essere qui oggi. Sono molto grata all'ambasciata per questa fantastica settimana che ci hanno organizzato. È stato bellissimo visitare il paese, parlare con tante persone, parlare del quello che si fa nella politica, quello che si fa in altri settori, le domande che ci vengono poste, le strategie che cercano di capire, rappresentano per noi una fonte di ispirazione fantastica. Sono Betsy Hoover, di recente sono stata direttore dell'organizzazione digitale per la campagna di Obama nel 2012. Adesso passerò la parola a Michael. Vogliamo darvi un po' l'idea di quello che è l'immagine, l'introduzione, e poi lasceremo la parola alle vostre domande cercando di capire quanto vi possiamo risultare utili. Buongiorno, sono Michael Slaby, ero il capo dell'integrazione e innovazione nella campagna nel 2011. E ero il direttore dell'organizzazione digitale nel 2008. Parlerò inizialmente di quello che è il paesaggio generale nel campo dei media e poi gradualmente parleremo di come siamo stati in grado di sfruttare nuove attività offerte a questo mondo, come questo ha significato per il nostro modello di organizzazione, come abbiamo interagito, come abbiamo coinvolto le persone. Quindi risponderemo a tutte le vostre domande, sperando di avere appunto questo scambio in maniera tale che anche noi possiamo imparare da voi, scambiare nostre riflessioni circa quello che ci aspetta in futuro. Riflettendo alla natura dei media e della tecnologia, siamo stati in questa transizione nel corso degli ultimi decenni. Siamo passati da una visione molto stabile, suddivisa in pilastri, diciamo, dei media pagati, dominati dalla pubblicità, quelli dominati dalla stampa, e poi quelli di proprietà, in cui c'era una piccola capacità editoriale, dove c'erano questi pubblici che guardavano la televisione, che erano facili raggiungere negli anni 60-90, negli anni, questi erano il mondo negli Stati Uniti, in cui tutti quanti leggevano un quotidiano, le notizie venivano tutte da Walter Cronkite,
White, lui gli raccontava quello che succedeva al mondo e non gli credevamo, pochissime erano le fonti di informazione, quelle fonti erano altamente autorevoli, non c'erano molte scelte circa il modo di ottenere informazione. Nel corso degli anni 80-90 fino verso il 2000 abbiamo assistito a questa progressione della frammentazione, le nuove tecnologie hanno sconvolto, hanno frammentato questi canali creando questo ambiente così frammentato, i media a pagamento che andavano proprio a pezzi, la capacità di raggiungere un pubblico uniforme, anche ampio, era impossibile, troppe scelte, troppi posti dove le persone potevano andare a guardare troppi tipi di contenuti e abbiamo prodotto questa specie di paesaggio frammentato che vedete al centro e i media sconvolti dovuto all'avvento della rete, dei siti web e quando abbiamo cominciato a sperimentare ci siamo ritrovati di fronte a queste cose disgregate che sembravano un po' delle imbasciate nei vari punti e poi questa era quando si parlava dei media si parlava fondamentalmente della frammentazione in questo periodo con l'aumento dei social media che diventano parte ubiqua praticamente e parte del nostro mondo quotidiano, da ottenere informazioni, condividere informazioni diventa molto più semplice. Questi comportamenti sociali, non soltanto le piattaforme ma le aspettative, il processo, la capacità di condividere il contenuto, la possibilità di commentare, l'aspettativa che ci sia un modo per partecipare ad una conversazione sui media, sai, in un certo senso sta ricucendo insieme questi frammenti, quindi questa confusa rete delle reti in cui il ruolo di tutti quanti è cambiato. Negli spazi suddivisi in silos degli anni 90 i ruoli erano fissi e chiari, le organizzazioni, le campagne, le società, i marchi utilizzavano un canale media per raggiungere un pubblico specifico in maniera gerarchica, un sistema molto specifico. Adesso che siamo tutti interconnessi e molte di queste interconnessioni sono bidirezionali, ci si aspetta che si possa avere un dialogo su questi canali, le persone, tutti all'interno del sistema, da noi come singoli a noi come istituzione, siamo creatori di contenuti, condivisori di contenuti e consumatori di contenuti, per cui con un ruoli meno stabili, meno specifici, dobbiamo rimmaginare, reinventarci cosa significhi la comunicazione, dobbiamo ripensare a cosa significa essere coinvolto in maniera efficace per essere una parte significativa della conversazione, avere un'influenza sulle comunità che cerchiamo di raggiungere, avere l'opportunità di coinvolgere le persone che secondo noi sono importanti. Una delle caratteristiche prevalenti di questo paesaggio, di questa situazione, è la necessità di una continuità, coerenza e di una continuità. In un mondo in cui i media sono tutti portabili non possiamo più controllare in maniera affidabile come, dove, quando le persone consumeranno il nostro contenuto, né quando e se sceglieranno di partecipare con noi. Non possiamo più tollerare di cercare di essere incoerenti o avere un messaggio in un spazio e un messaggio in un altro spazio. Nella politica in particolare eravamo molto a nostro agio con il mondo del passato, potevamo raccontare una storia in una stanza e una storia in un'altra stanza e potevamo fare affidamento sul fatto che queste due stanze rimanevano separate. Adesso questo non vale più. Una delle cose che l'interconnessione ci dà, ci viene data da cose tipo Twitter, Facebook, il contenuto magari mirato ad una parte finisce con l'andare da un'altra parte. E questo è il più grande esempio che è venuto fuori dalla nostra esperienza della campagna 2012 e il video sul 47% della campagna di Romney, dove una piccola riunione privata, un evento piccolissimo, non aperto alla stampa, piccolo così, Romney teneva questo scambio, questa azione che riteneva essere la privata con i suoi più grossi donatori, ha fatto questo commento in cui aveva detto che il 47% del paese a lui non interessava. Il problema è che qualcuno, un dipendente che all'evento faceva il cameriere, aveva l'iPhone, ha registrato questo evento, l'ha messo sul sito web Mitre Jones, un sito di giornalismo, e noi l'abbiamo messo in televisione e tutti in America l'ha visto su tutti questi canali. E
La sfida per la campagna di Romney è stata che le loro aspettative, la loro aspettativa di stabilità, che quella conversazione sarebbe rimasta in quella stanza, è saltata completamente. Quello che ha rivelato è la necessità che come organizzazione per noi, per avere essere un autentico partecipante, un leader in un sistema di questo, dobbiamo essere coerenti con noi stessi. Come organizzazione possiamo avere soltanto una identità, un senso di noi stessi, quindi se pensiamo a cosa significa essere efficaci in un mondo in cui la connessione è la caratteristica più dominante della frammentazione, non che i frammenti non siano più presenti, sicuramente lo sono, è molto molto difficile, grossi, pubblici, monoliti, la connessione, la connettività è in un certo senso molto più prevalente rispetto alla frammentazione. In un mondo, in questo mondo, questa progressione da valori a missione, a strategia, a tattica, deve partire dai valori, deve partire dalla chiarezza circa chi siamo, ciò in cui crediamo e cosa stiamo cercando di fare, cosa stiamo cercando di ottenere come organizzazione, ed è quella chiarezza e quella autenticità e la sincerità che ci consentono di essere coerenti in tutti i canali, e anche quella chiarezza che dà alle persone che stiamo cercando di coinvolgere un qualcosa a cui attaccarsi, qualcosa che possono desiderare, con la quale vogliono collegarsi e essere affiliati. Non è soltanto questo il meccanismo di spingere, trasmettere, attirare l'attenzione. Il nucleo centrale della narrativa di chi siamo come organizzazione parte da questa serie di valori profondamente radicati, e questo porta alla missione, che poi ci porta a parlare di strategia e di tattica. Fin troppo spesso, quando chiacchieriamo circa l'avvento del digitale, internet e media, social media, partiamo con domande tattiche come organizzazione, quando decidiamo che vogliamo partecipare alle strategie digitali e alle opportunità, partiamo con la domanda: come utilizzare Twitter, a che cosa serve Facebook, ci sono opportunità per noi su Pinterest o non so. Il problema è che sono tutte domande importanti, le dobbiamo porre queste domande, ma il problema è che noi partiamo con queste domande, ma se non è chiaro quali sono i valori e qual è la missione della nostra organizzazione, la tattica diventerà divergente. Sono i valori e la missione che ci danno l'idea dell'obiettivo da raggiungere, che ci danno il focus strategico, che ci rendono efficaci, efficienti, e quindi cerchiamo di capire perché vogliamo utilizzare queste cose, ci dà un quadro di riferimento, questi canali ci offrono opportunità, come possiamo sfruttarli. Se non ci è chiaro chi siamo, cosa che stiamo cercando di ottenere, ogni volta che ci mettiamo seduti a parlare di strategia o di sviluppare un nuovo programma, dobbiamo innanzitutto ricordarci chi siamo e cosa stiamo cercando di fare. Questo rallenta il processo strategico. Uno degli aspetti veramente importanti che ha reso la nostra organizzazione potente ed efficace è stata la chiarezza circa di chi siamo e dove vogliamo arrivare, e questo ci consentiva di riprendere con estrema rapidità le gestioni operative. La chiarezza di circa questa cosa, la necessità quindi di essere agili, opportunisti e di sfruttare questa opportunità, è essenziale poter sfruttare queste opportunità e a qualsiasi livello, ma devi avere la chiarezza di chi sei e dove vuoi arrivare. Quindi questo è il quadro di riferimento, questa idea del paesaggio interconnesso dove i media sono portabili, dove le persone si aspettano dei rapporti bidirezionali, dove il contenuto e le comunità in cui sono coinvolte possono reagire. Le opportunità di raggiungere le persone non sono sempre dirette, ci sono molti percorsi, molte strade che si possono seguire. Il mondo è molto più vario, è molto più complesso. Betsy comincerà a parlare di come questa complessità la facciamo nostra, come organizzazione siamo in grado di fare nostro questo mondo e coinvolgere le persone e dare loro empowerment in maniera significativa. E adesso parlerò un attimo per portarvi all'interno di quello che è il nostro qua riferimento per la campagna del 2012, quando abbiamo detto avevamo chiarezza di valori e di missione. Io mi soffermerò su questo punto e poi parleremo di strategia e tattica. La missione di una campagna è facile, è quella di vincere. E c'è una data, c'è un momento e un chiaro modo di valutare se hai vinto o perso, se hai raggiunto l'obiettivo o meno. E questa è una cosa che è unico e particolare delle campagne, ogni organizzazione lo può fare, ma il che non rende le cose più semplici. Ora, facendo un passo indietro, parliamo dei valori e di quali sono stati i nostri valori, quali fossero i nostri valori. Credo che la campagna Obama sia nel 2008 che nel 2012
abbia fatto un lavoro fantastico di chiarire quelli che fossero i nostri valori. In effetti, entrando nella porta della sede centrale di Chicago, della nostra campagna, c'era un grosso cartellone che aveva quattro parole e tutti all'interno dell'organizzazione, dal vertice al volontario che girava casa per casa nei vari stati, era in grado di ripeterle, le sapeva. La prima parola era rispetto, la seconda era empower, dare potere, la terza era includere e la quarta era vincere. Quindi in quattro semplici parole avevamo riassunto quali erano i nostri valori e la nostra missione, e siamo stati in grado di mantenere la coerenza all'interno dell'organizzazione. Non era possibile entrare la mattina senza ricordarsi quali fossero i valori e la missione. Parlando di strategia per poter raggiungere la nostra missione, vale a dire vincere, la nostra strategia doveva essere una strategia che coinvolgeva, che spingeva le persone a partecipare a vari livelli e a vari luoghi, i livelli diversi rispetto al passato. Eravamo nelle primarie e gli elettori tradizionali non avrebbero votato per noi, avevamo bisogno di vincere, dovevamo andare in posti diversi, cercare di elettori diversi, coinvolgere in questo processo in maniera nuova, e questo ha profondamente formato la nostra strategia ed è stato portato avanti, ha continuato a essere presente fino al 2012, dove era necessario far partecipare le stesse persone a cifre record. Molti pensavano che non ce l'avremmo fatta perché il momento non era lo stesso rispetto al 2001, ma questo empowerment e quel coinvolgimento, quella partecipazione erano parte fondamentale della nostra strategia. Quindi quando pensiamo all'organizzazione, a una strategia, dove interviene la tattica, si ha una specie di torta con varie tattiche, gli spot televisivi, gli sforzi di comunicazione, la strategia digitale, tutti i pezzi di questa strategia, tutti i componenti. Quindi una delle domande che abbiamo chiesto, che abbiamo posto è: ok, io ho contribuito a gestire la strategia digitale, qual è stato l'elemento caratteristico di questa strategia che possiamo realizzare online al meglio? Quindi ci sono sei cose che secondo me riassumono questa cosa. Innanzitutto, ridurre le barriere all'ingresso. Quando pensiamo al modo più semplice per le persone di partecipare e coinvolgere, molte di queste sono online, le persone possono venire da te per trovare informazioni, è molto più semplice mettere il nome e seguire una persona su Twitter che magari presentarsi come volontario all'ufficio locale, oppure fare telefonate o bussare alle porte. Quindi è un ingresso facile verso la partecipazione e il coinvolgimento della campagna. Quindi siamo concentrati al massimo per cercare di capire come farlo nella migliore maniera online. E la seconda è attivare la comunità, come ha detto Michael, la comunicazione, le forme di comunicazione che si evolvono col tempo. Il digitale è uno dei primi luoghi in cui uno può raggiungere un enorme numero di persone coinvolgendo in un rapporto che è biunivoco, mentre al fatto di persona ci vuole molto di tempo e sicuramente è impossibile fare in un meccanismo di broadcasting, di emittenza. Quindi si possono attivare le persone su livelli diversi e su scala diversa, sul digitale meglio di qualsiasi altro posto. Quindi questa è parte del coinvolgimento e l'impegno nel mondo digitale. E poi ascoltare su scala, e questo è un qualcosa di cui hanno fatto tante domande: come ascolti online, come fai a sapere le persone cosa ti dicono, come ottieni il feedback? E questo può essere una cosa che può far paura, ma anche un'incredibile opportunità online. Puoi prendere, puoi veramente sentire il polso della gente. Ci vuole molto tempo per farlo, e bisogna ascoltare molto, avere un'interpretazione autentica in qualsiasi altro modo, ma io credo che quel polso si possa avere molto rapidamente. Quindi c'è questo feedback, questa abilità di sapere dove si trova la comunità. Questa quindi è parte chiave della nostra strategia. In quarto luogo, è possibile andare oltre quel prima cerchia. Avete le persone che guardano quello che fate sui social media, avete le persone che vi seguono su Twitter, che sono vostro fan su Facebook, che visitano il vostro sito web, sono sulla vostra lista email, ma poi sono anche collegati a tutte queste altre persone con i quali non siete in diretto contatto. Non soltanto questo, sono più potenti magari di voi come organizzazione. Quindi
sapendo questa cosa, avete questa possibilità di espandere, allargare il vostro pubblico, quella comunità, in una maniera unica online, che non si può fare in maniera diversa altrove, che non si può fare altrove. E il quinto, individuare, è raggiungere le persone che hanno un'influenza sugli altri. Chi sono le persone chiave nella vostra comunità che potete individuare, cui potete dire magari ho bisogno che tu faccia il messaggero in maniera efficace? E l'ultimo punto è, voi potete raccontare le storie, potete utilizzare le altre persone per farla il volto della vostra campagna, del vostro movimento, cosa che sarebbe estremamente difficile realizzare in qualsiasi altro modo. Quindi abbiamo suddiviso questa cosa in quella che chiamiamo la scala dell'impegno. La conoscete questa definizione, scala d'impegno? Mi sembra di aver sentito in Italia che questa cosa non è nota. Ok, ve la spiego. La scala dell'impegno è l'idea che quando si coinvolge qualcuno, li andate a incontrare dove sono e gli chiedete di fare delle azioni che sono per loro facili da fare. Un esempio, se fossimo entrati stamattina e voi foste venuti o da me, magari uno di voi si fosse presentato a me dicendo ah, voglio conoscerla meglio, avesse detto salve, piacere, usciamo a cena, vieni a casa mia e poi andremo in vacanza insieme, puoi incontrare la mia famiglia, poi ti trasformi, puoi incontrare la mia famiglia e ti puoi trasferire da me. Io direi sei pazzo, non lo faccio ovviamente, ma se uno di voi venisse da me e dicesse ok, vorrei conoscerti meglio, andiamoci a prendere un caffè insieme, lo posso fare, sì, e poi magari la prossima volta possiamo andare a cena, la volta successiva, via 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 via. Chiedete le cose una per volta, in un certo senso fate salire i vari pioli di questa scala dell'impegno e del coinvolgimento. Lo stesso concetto esiste online quando si sta costruendo un rapporto con i vostri sostenitori, con le vostre persone, in tutto essere consapevoli di chi siete e poi dire sì, ti sostengo, a quel punto loro ti dicono sì, ti appoggio, e poi li potete spingere ad agire e a fare i promotori per farli diventare parte della vostra organizzazione, della vostra campagna, ma lo fate in maniera autentica che consente la creazione di fiducia e del rapporto con una persona così come se fosse fisicamente presente. Quindi questo modello di organizzazione si è concentrato su molte di quelle parole di cui abbiamo parlato, di quei valori, rispetto, empower, inclusione, costruire questo rapporto, costruire questa cultura. L'altra cosa che voglio sottolineare qui è l'online rispetto all'offline. Questa è in un certo senso la parola chiave per le persone, un po' lo slogan, ma quando parliamo dell'online rispetto all'offline e parliamo di questa scala dell'impegno e convincimento, quando pensiamo che le strategie online funziona molto, far partecipare le persone partendo proprio dal basso delle scale, della scala, facendo fare le persone facili per loro l'affiliazione. La cosa che si fa molto bene offline, vieni a fare volontarie, ospita persone a casa tua per la campagna, va a bussare le porte delle persone, cose che sono un po' più complicate. Queste sono, si fanno meglio offline, per cui io penso si comincia online e poi in un certo senso le persone le consegniamo, le portiamo fuori dall'online e cominciamo a operare offline. E questo è il motivo per cui è necessario comunque essere coerenti all'interno dei media. E quindi analizzando tutti questi metodi per coinvolgere le persone, per creare questa scala di coinvolgimento, e le persone da una semplice consapevolezza possono sviluppare un rapporto più stretto, abbiamo sempre più in questo modo la possibilità di chiedere un coinvolgimento sempre maggiore, le persone saranno disposte a fare lavoro volontario. Ma uno degli aspetti fondamentali per collegare tutto questo lavoro alla missione è capire esattamente che cos'è il successo per noi, per la nostra organizzazione. Come ha detto Betsy, in una campagna elettorale è molto semplice, avremo un risultato specifico in un giorno specifico, misurato in un'unità di misura che tutti capiscono e conoscono, e quindi è molto facile capire se uno ha avuto successo o no. Nel governo, attività di governo, ONG, altri tipi di attività, questo è molto meno semplice, è molto più complicato. Realmente capire esattamente cosa significa per il governo avere successo nel coinvolgere la gente, cioè tutti
tutti sono coinvolti, ma sicuramente non tutti saranno sempre d'accordo. E quindi come fanno le persone a essere coinvolte in un processo che non farà contenti tutti? Perché chiaramente bisogna cercare di evitare le delusioni. Quindi spiegare esattamente che cosa vuol dire avere successo in quel contesto è più complicato, ma noi dobbiamo sederci e analizzare e capire in che modo possiamo misurare i risultati, quali informazioni riusciremo a ottenere per capire se stiamo avendo successo, e poi come colleghiamo il tutto, come colleghiamo il tutto agli esiti nel contesto di una campagna o della nostra campagna. Ogni idea, ogni programma, ogni nuova tecnologia doveva essere filtrata attraverso questa lente che ci aiutava a capire esattamente a che cosa ci serviva ogni singolo elemento, quindi Twitter, blog, bussare alle porte. Questo come ci porta ad avere un maggior numero di voti il giorno delle elezioni? Perché la cosa che è importante è 270 voti dei grandi elettori, perché questo è quello che serviva. Quindi abbiamo creato un quadro di riferimento con molta granularità. Noi sappiamo, attraverso sperimentazione e elezioni precedenti, sappiamo quante conversazioni dobbiamo avere con una persona per garantire che vengano a votare, a seconda di della frequenza con cui votano. A volte può bastare una conversazione, altre volte invece con persone che votano sempre noi possiamo semplicemente mandare un promemoria: ricordatevi che il giorno delle elezioni è questo. Ci sono persone invece che non sono tanto interessate a votare, non ritengono che sia così importante. Allora in quel caso noi ci parliamo spesso, almeno 3-4 volte dobbiamo parlare dell'importanza della partecipazione, dobbiamo magari offrirgli un passaggio per andare ai seggi, quindi dobbiamo dare tante informazioni per fare in modo che questa persona partecipi nel processo. Ma questo, quando noi lavoriamo con i nostri volontari e loro poi vanno a lavorare nella loro comunità, ogni singola conversazione è importante, perché noi sappiamo così con chi dobbiamo parlare, quante volte dobbiamo parlarci per arrivare al numero di voti che riteniamo sia necessario per quella comunità. E questo fa parte di una sorta di contratto che noi abbiamo con i nostri volontari. Vogliamo che voi siate il nostro motore e noi dobbiamo dargli un lavoro significativo da farlo. La cosa peggiore che si possa fare è assegnare dei compiti che non hanno molto senso. Il nostro impegno è che, allora, tu stai dandoci il tuo tempo, la tua passione, quindi noi creeremo delle azioni che hanno un significato vero, che ci aiuteranno a vincere. Questo è il ruolo. Quando noi pensiamo ai dati analitici, noi dobbiamo collegare i dati che vengono dai singoli programmi all'esito finale, perché in tante organizzazioni si tende a misurare semplicemente l'output, quante attività abbiamo svolto nel contesto di una no profit o una campagna, quanti soldi abbiamo raccolto, quanti eventi abbiamo organizzato. Questi sono degli elementi e degli indicatori di performance importanti, però lo scopo della campagna non è di avere più seguaci su Twitter, ma piuttosto lo scopo è di convertire tutto questo in un'azione significativa che porti a un maggior numero di voti. E quindi noi dobbiamo riuscire a ottenere quella connessione, perché ecco, avere tanto da fare non è un obiettivo. Noi lo facciamo spesso perché è molto più facile misurare il livello di attività che non l'esito vero e proprio, ma noi dobbiamo capire la produttività, perché allora a quel punto possiamo ottimizzare questi programmi. Ogni passo sulla scala è un'opportunità di conversione, convertire una persona dall'essere passivo a attivo, da attivo a più attivo. Noi vogliamo essere certi che facciamo tutto questo in maniera efficiente. Noi dobbiamo dare delle opportunità che siano interessanti, che siano di ispirazione. Dobbiamo fare in modo che le persone vogliano essere coinvolte, quindi dobbiamo presentare i nostri programmi, le nostre idee creative, per poter misurarle rispetto a qualcosa di un po' più quantitativo, piuttosto che dire vabbè, questa è una cosa interessante, perché noi non possiamo misurare un'organizzazione sulla base di aneddoti o storie, perché è molto facile essere entusiasti delle proprie idee. Noi dobbiamo fidarci dei nostri
del nostro istinto, ma poi dobbiamo convalidare quello che facciamo rispetto all'esperienza della comunità. Questo ci succede spesso, quindi ci sono delle idee che quando ne parliamo tra di noi sembrano fantastiche, ma poi dopo non funzionano nel mondo reale. Ma questo va benissimo, si può sbagliare. Questa sperimentazione, creare un quadro di riferimento in cui noi capiamo cos'è il successo e poi fare diversi tentativi. La sperimentazione non è soltanto accettabile, è necessaria, bisogna essere creativi, offrire tante occasioni, però dobbiamo anche essere in grado di chiudere le iniziative che non funzionano, e questa è l'ottimizzazione. Adesso possiamo iniziare a parlare di infrastruttura tattica, degli strumenti che collegano tutti i diversi programmi di tutta la campagna. Qui c'è un ruolo per il digitale nel fundraising, nei media, nel coinvolgimento digitale, nella creazione di strumenti che possano rendere tutto questo un'esperienza unificata, unitaria. Noi abbiamo all'interno della campagna elettorale tanti dipartimenti, è una grossa organizzazione. Il problema è che la comunità con cui lavoriamo non è interessata al nostro organigramma, loro vogliono semplicemente essere coinvolti, e quindi noi vogliamo offrire un'esperienza positiva della campagna. Dobbiamo trattarli come persone, noi tendiamo a trattare le persone come donatore o volontario o telespettatore, ma non è così che le persone funzionano. Una persona può benissimo guardare la televisione, fare la donazione e poi offrirsi volontario la settimana dopo, quindi parte dell'infrastruttura del sistema deve vedere noi, cercare di integrare questa esperienza in modo che riusciamo a vedere la comunità come un insieme di individui, di persone e non dati. Poi ci sono altri strumenti che utilizziamo per sostenere i programmi di coinvolgimento che vogliamo sviluppare e il contesto in cui noi vogliamo misurare fin dall'inizio. Se noi non abbiamo capito a fondo cos'è il successo, poi non sappiamo decidere quali strumenti ci sono utili, non sappiamo quali strumenti ci faranno arrivare al nostro obiettivo, sappiamo se l'infrastruttura ci porterà alla missione. È per questo che noi dobbiamo partire dai valori e dalla missione. È interessante perché quando io guardo questo elenco vedo anche tutti gli spazi in cui gli individui sono degli esperti. Per esempio, qui abbiamo ingegneri, fundraisers, quelli che sono bravi appunto a raccogliere i fondi, esperti di social media, cioè qui legati a queste parole ci sono tanti specialisti, e questo è importante nell'infrastruttura. Queste risorse hanno un ruolo chiave. Non è che si vuole dire che altre cose sono una è meno importante dell'altra, è tutta l'infrastruttura nel suo insieme che è così fondamentale. Qui abbiamo tante competenze legate a queste sei voci. Bisogna semplicemente capire come possono essere interconnessi, come possono lavorare con dei valori che siano sempre quelli, con una strategia che sia quella. Noi dobbiamo capire esattamente chi vogliamo coinvolgere, perché e come. E quindi per noi, che abbiamo fatto parte della campagna, questo si è trasformato in tanti output diversi. Qui le cifre sono fantastiche, il numero di donatori, i soldi che abbiamo raccolto, questo chiaramente ha sottolineato le grandi capacità del nostro team di fundraising, i volontari. Abbiamo parlato degli strumenti per coinvolgere le persone, come abbiamo portato le persone a salire lungo la scala del coinvolgimento, e poi un enorme numero di voti, perché i nostri sostenitori hanno avuto la funzione di messaggeri, di contattare altri, coinvolgere altri, e sempre in modo bidirezionale. Ma quello che ci ha fatto vincere le elezioni è che abbiamo avuto 332 voti dei grandi elettori, chiaramente ben oltre il 270 che era la cifra, la soglia.
Ma non ognuno di questi elementi è stato molto importante e noi chiaramente dovevamo mirare a questi risultati e semplicemente tutto questo fa parte di quello che ci ha portato a questo successo. Allora, e adesso? D'ora in poi, questa è la nostra esperienza, il modo in cui abbiamo costruito la nostra organizzazione, il modo in cui il digitale ha avuto un ruolo nel moltiplicare le nostre forze, nel rendere l'organizzazione più efficace, non è stata soltanto un'appendice, tutto cosa abbiamo fatto per coordinare il tutto. Ma adesso, come usiamo tutto questo per andare avanti? Quando parliamo dei social media... Beh, le conversazioni possono anche essere complicate, ci sono talmente tante piattaforme, talmente tante opportunità. Quali sono quelle tecnologie che noi dobbiamo abbracciare? Quali saranno le piattaforme più efficaci per noi? Questi strumenti vengono usati in modo diverso nei diversi paesi. Twitter non si è allargato in Italia quanto negli Stati Uniti. Quindi come facciamo a prendere delle decisioni su tutte queste cose? Noi dobbiamo pensare soprattutto alla velocità. I social media, Twitter in particolare, è l'acceleratore del sistema. Questo sposta contenuto in maniera rapidissima, non abbiamo mai visto nulla di simile. Quindi come organizzazione noi dobbiamo essere più agili per poter sfruttare le occasioni che nascono da tutto questo e per poter anche reagire in un mondo che si aspetta delle reazioni immediate. Chiaramente questa non è una cosa facile per un'organizzazione di grandi dimensioni. Per essere reattivi, approfittare delle occasioni, bisogna essere in grado di attivare le decisioni in maniera rapida e questo non è facile in grandi organizzazioni, è molto complicato anche nelle istituzioni, per esempio al governo federale, ma creare la chiarezza, la determinazione, la chiarezza anche sulle missioni e sui valori ci consente di prendere decisioni più rapidamente, perché se succede qualcosa nel mondo noi dobbiamo reagire, noi non dobbiamo cercare prima di capire chi siamo, già lo sappiamo, possiamo partire da lì, andare avanti nel mondo. Se pensiamo a come approfittare delle opportunità sociali, dobbiamo soltanto reagire rapidamente. La sfida principale che abbiamo affrontato durante la campagna del 2012 era proprio la velocità di risposta, soprattutto per quanto riguarda i dibattiti presidenziali. Nel primo dibattito noi stavamo ancora pensando a come reagire al dibattito, cosa era emerso dal dibattito, e noi l'avevamo definito risposta rapida. Risposta rapida significa raccontare una storia o descrivere quello che è successo nel dibattito in modo da influenzare i titoli dei giornali del giorno dopo. Il problema è stato che in realtà tutto era già stato deciso in tempo reale durante il dibattito prima che si concludesse, e questo è successo live su Twitter, e quindi è finito il dibattito, noi abbiamo cominciato a parlare per la nostra risposta rapida, ma era già stato tutto deciso. Quindi in realtà come organizzazione non eravamo pronti per questa rapidità. Al secondo dibattito già ci eravamo adeguati, e quindi noi durante il dibattito in tempo reale dovevamo fare tutte quelle conversazioni che di solito si fanno tra gli strateghi, i giornalisti, eccetera. Ormai succede tutto live su Twitter e noi abbiamo potuto coinvolgere più voci strategiche in tempo reale durante il secondo dibattito, ed è questo stato molto più efficace, ma il primo dibattito ci ha colto un po' di sorpresa. Quindi un secondo punto che emerge da se si pensa a dove andiamo, dove ci porterà il futuro, e allora dobbiamo pensare alle opportunità che ci offre la tecnologia mobile. Chi ha un telefonino qui? Beh, tutti hanno un cellulare, un telefonino. Io ce l'ho sempre, non ce la faccio neanche a trascorrere la giornata senza caricarlo più volte, e lo uso così tanto, ma chiaramente
non tanto tempo fa le cose non stavano così. Questo ci dà un accesso diretto e costante alle persone, alla comunità, ovunque le persone siano, a prescindere da quello che stanno facendo. Questo, e viceversa, perché questo dà accesso anche alle organizzazioni, ai politici, ai governi, sempre. E questo che cosa ci consente di fare? Ma ci consente di coinvolgere le persone in modi nuovi, su piattaforme molteplici. Questo non esiste soltanto online. Uno degli esempi che amo a questo proposito è il modo in cui noi utilizzavamo le reti mobili ai comizi, quando venivano migliaia di persone a vedere Obama nel 2008. Io lavoravo sul posto, parlavo con la gente e organizzavo comizi, ma non parlavamo mai di reti mobili. Nel 2012, quando pianificavamo i comizi, noi trascorrevamo tantissimo tempo a parlare di quali dovessero essere gli hashtag, cosa avremmo messo sugli schermi giganti per unificare le opinioni. Qui non stavamo parlando delle migliaia di persone che erano presenti al comizio, ma questo ha consentito a tutti quelli con cui loro comunicavano, le persone a cui mandavano foto, con cui comunicavano su Facebook o Twitter. Questo ha amplificato il nostro impatto in un modo che sarebbe impossibile con qualunque altro strumento, ma noi siamo riusciti a farlo e dobbiamo farlo, perché che ci piaccia o meno, questo succederà comunque sempre di più, perché la gente fa le foto, fa i video, manda i tweet, usa quel dispositivo costantemente, e quindi questo modifica completamente tutto quello che facciamo e modifica anche il nostro approccio. Quindi le reti sociali e mobili stanno modificando tutto, anche a livello del coinvolgimento. Ci sono altre tecnologie, altri tool, qui vediamo una evoluzione costante. Tante di queste cose sono nuove anche per noi, sono tutte strategie recenti. 2007-2008 sembra essere tanto tempo fa, ma in realtà sono passati solo 5 anni. E questa evoluzione costante offre sempre nuove possibilità. Ci sono alcune cose che non abbiamo capito bene, che ruolo avranno in futuro nella politica, nel coinvolgimento dei cittadini. Il primo punto riguarda l'organizzazione proximity based, quindi oltre ad avere un dispositivo per il contenuto e la comunicazione, abbiamo dei dispositivi che hanno anche il GPS, quindi noi sappiamo le persone dove sono. Questo che possibilità ci dà di collegare in maniera orizzontale i membri della comunità? Per esempio, se io e Betsy non fossimo venuti a Roma insieme e ci fossimo trovati qui, sarebbe stato comunque interessante poter essere connessi tra di noi. Possono esserci persone che fanno volontariato ma non si sono incontrate. Noi possiamo creare delle connessioni sulla base della prossimità. Non abbiamo ancora capito a fondo. La politica è un'attività geografica. Negli Stati Uniti bisogna votare dove si vive, ma soltanto l'ultima azione deve essere portata avanti in un luogo specifico. Ma l'aspetto geografico, che altro ruolo può avere? Poi si parla di televisione personalizzata. Quando noi mettiamo delle pubblicità su internet, noi possiamo stabilire chi le vedrà e noi possiamo anche chiaramente investire su questo, ma quando investiamo in televisione noi stiamo facendo un investimento su
potenziali telespettatori, non sappiamo chi le vedrà e non abbiamo un feedback, ma dato che la televisione cavo adesso è più sofisticata e diventa sempre più facile usare la televisione via cavo più come il digitale, quindi possiamo mirare in maniera molto più specifica le nostre pubblicità. Quindi ci saranno delle, non solo pubblicità, ma insomma anche comunicazioni molto più personalizzate in televisione, ma dato che il tutto sarà più efficiente, la pubblicità televisiva negli Stati Uniti è costosissima, noi abbiamo speso centinaia di milioni di dollari sulla pubblicità in televisione, ma per delle campagne più piccole, locali, la televisione spesso è troppo costosa. E il digitale in realtà non ha spodestato la televisione, comunque le persone guardano la televisione è sempre uno strumento importantissimo, ma è uno strumento che per le piccole campagne non è accessibile, ma sarà possibile probabilmente nel futuro comprare televisione, programmi televisivi o spot pubblicitari a livello locale, quindi più accessibile. La realtà potenziata è il quarto punto, e quindi Google Maps è un esempio di questo. Google Glass è una delle prime implementazioni di questo, il computer che si porta addosso, anche questo diciamo che fa parte del futuro, però la capacità di accesso praticamente a tutta la conoscenza umana dà delle opportunità di intersezione che noi dobbiamo cercare di capire, utilizzare. Noi abbiamo girato per Roma ieri, chiaramente è una città fantastica, ma c'erano dei momenti in cui magari noi passavamo vicini a un monumento o qualcosa, ci sarebbe piaciuto saperne di più perché avremmo dovuto staccarci dal mondo reale e andare a cercare, capire esattamente cosa stavamo cercando. Quindi noi potremmo ricevere automaticamente queste informazioni senza doverci staccare dalla realtà e fare tutte quelle ricerche complicate. Ci potrebbero semplicemente arrivare sapendo dove siamo. Trasparenza radicale è il quarto punto, questo è importante soprattutto per quanto riguarda il coinvolgimento dei cittadini, i governi, la capacità di aprire interamente il processo di governo o di qualunque altra attività per far capire che cosa facciamo, come lo facciamo, per presentare processi complicati in tempo reale. Chiaramente questa è un'opportunità che internet ci offre. Il governo americano sta cercando di capire come procedere, altre istituzioni del mondo, come sfruttare questa possibilità. Negli Stati Uniti noi siamo bravi a coinvolgere le persone nel processo elettorale, ma è molto più complicato invece ottenere un coinvolgimento proprio nell'attività di governo. Adesso quando i nostri senatori eccetera o parlamentari scrivono una legge di 14.000 pagine, una volta era impossibile condividerlo con le persone, è impossibile dare questa informazione. Adesso noi possiamo mettere tutto online in maniera immediata, possiamo continuare a fare in modo che le persone si interessino, reagiscano, si può eliminare quella barriera per cui la gente si chiede che cosa stanno facendo lì a Washington. Io dovrei essere un esperto di politica, ma tante volte non ho idea di quello che stiano facendo lì. Ma magari sono loro stessi che dovrebbero spiegare che il lavoro che fanno riflette quello che di cui il paese ha bisogno, quello che comunque riflette il desiderio della gente, e tutto questo creerebbe maggiori opportunità di partecipazione in modo che la nostra democrazia partecipata sia ancora più partecipata anche nel governo, nel sistema e non soltanto nel processo elettorale. Noi spesso dimentichiamo perché in America ci piacciono le elezioni, le campagne elettorali, ci piace la concorrenza, la competitività, eccetera.
Ma a volte ci dimentichiamo che governare è la cosa veramente importante. Le elezioni significano avere la possibilità di servire, ma è servire che è importante. Quindi la trasparenza radicale è uno dei pezzi che può rendere questo servire molto più aperto, molto più accessibile alla gente, in modo da garantire sempre più un maggiore coinvolgimento. Queste sono alcune idee, ce ne sono ancora tante, ci sono tante tecnologie e chiaramente fare previsioni su quali saranno le tecnologie che avranno maggiore impatto in futuro è impossibile. Ci sono tante cose di cui non abbiamo parlato che sono comunque importanti, ma insomma questi sono alcuni pensieri. Si tratta di approfittare delle possibilità che si presentano e con questo noi speriamo che voi abbiate molte domande, speriamo che questo sia un punto di partenza per una conversazione sulle cose che vi interessano e ritenete siano importanti. Grazie. Grazie, ci avete dato tante informazioni, vediamo se ci sono domande, potete fare le domande in inglese o in italiano, abbiamo l'inglese sul canale 8 e l'italiano sul canale 7. Io avrei un paio di domande, soprattutto come vedete le attività sui media sociali dei vostri elettori, come andate a cercare le persone che possono avere maggiore influenza nelle vostre comunità, come li scegliete, se operate in maniera più orizzontale nel scegliere le persone. Fate questo oppure operate a livello trasversale? Come fate il primo coinvolgimento? Come andate a capire chi sono le persone che possono avere una certa influenza? Ottima domanda. Io credo che il primo passo per visualizzare, misurare dei grafici, poi bisogna sempre ascoltare, ci sono tanti tool, tanti strumenti che consentono di monitorare le conversazioni online e capire esattamente di che cosa parla la gente, cosa è importante, idee che riguardano proprio il sentimento. Ci sono due modi di misurare, quindi uno si chiama la scoperta dell'argomento, il secondo, diciamo, secondo settore significa misurare l'impatto. Chi sono le persone che iniziano le conversazioni? Quando qualcuno inizia a parlare di una cosa, questo crea poi una conversazione più ampia che prima non c'era, questa connessione, questo legame tra qualcuno che pubblica contenuto, se noi come organizzazione un volontario locale che però ha un certo seguito, è molto attivo nella società, ci sono persone che all'interno della comunità hanno tanti collegamenti, le persone li ascoltano, reagiscono eccetera, quindi noi vediamo queste conversazioni online, ci sono tanti tool, tanti strumenti che ci possono aiutare a monitorare questo tipo di flusso. Ma vedere come funziona tutto questo, capire come funzionano, come operano le persone, ci permette di capire cosa è importante per la comunità, che cosa interessa a quelle persone. A quel punto noi possiamo cercare di partecipare alla conversazione, possiamo noi offrire le nostre idee, raccontare quello che noi facciamo, vedere come entrare nel processo che è partecipativo, non è una cosa da cui noi vogliamo rimanere distanti e poi influenzarlo da lontano. Noi vogliamo essere direttamente coinvolti dopo avere ascoltato, rispettando chiaramente la comunità di cui vogliamo far parte. A quel punto poi dobbiamo farne parte, dobbiamo esprimere il nostro punto di vista, dobbiamo cercare di essere interessanti e coinvolgere. Se noi pensiamo ai social media e queste conversazioni come se si trattasse di un cocktail, ci sono persone che parlano di sé e basta, che sono noiose, non sono divertenti a un cocktail. Noi vogliamo persone che sono interessanti, persone
persone che fanno domande, persone che poi reagiscono, persone veramente coinvolte. Quindi essere sui social media non significa sembrare di essere coinvolti, significa essere realmente coinvolti. E quindi si tratta semplicemente di partecipare alla conversazione, non tutte le persone chiaramente daranno il proprio sostegno, non c'è un esito che è sì o no, cioè non bisogna neanche pensare o aspettarsi questo, si tratta di un processo di cui si fa parte e a volte per le organizzazioni è difficile perché nella politica piace avere il controllo del messaggio eccetera, ma questo ormai è un mito, non è più possibile, non si possono dettare argomenti, dettare conversazioni. Questo non significa che noi non abbiamo un piano, non significa che non abbiamo delle cose che noi riteniamo siano importanti e quindi che vogliamo esprimere, ma se noi raccontiamo la nostra storia e la comunità sta parlando di un altro argomento, chiaramente saremo noi quelli che sono esclusi. Noi invece dobbiamo far vedere che siamo interessati e coinvolgere, non che siamo sordi a quello che succede intorno a noi. La cosa che voglio aggiungere circa l'individuare chi sono quelli che possono influenzare gli altri, io credo che ci sono una serie di strumenti che vi possono aiutare a farlo. Si può anche fare la domanda alle persone, posso chiedere alle persone: vuoi influenzare gli altri? Non ti fa certo male avere persone che condividono il tuo contenuto o che sono coinvolte nella nostra conversazione, è sempre positivo, anche se non sono d'accordo con voi, certo c'è un certo livello, ma se le persone hanno un coinvolgimento onesto, una conversazione onesta, è sempre positivo. Un esempio: attualmente 4 giorni che è aperta la borsa per la salute e lavoro con una serie di organizzazioni che stanno cercando di reclutare le persone e sappiamo che amici e genitori sono molto forti punti di influenza in maniera positiva, molto più forte di quanto possa essere un'organizzazione, per cui ogni persona nelle reti di quelle organizzazioni è più efficace e potente dell'organizzazione stessa, per cui tutti quanti possono influenzare gli altri, ciascuno di noi può essere un influenzatore semplicemente dicendo: ehi, hai amici che hanno bisogno di una assicurazione sanitaria, indovina un po', in questa questione la tua partecipazione conta, parlane con loro, utilizza i social media, mandagli un messaggio Facebook, parla di quanto questo sia importante e cosa significa per te. Tutti quanti possono portare un valore aggiunto e questo è vero più spesso di quanto non si pensa. Quando uno pensa che i social media possano essere una piattaforma che consente loro di essere fonti di informazione, questo è vero incredibilmente anche a livello personale. A volte dedichiamo tanto tempo a ossessionarci cercando di capire chi è la persona più importante e questo è una, importante capire quali sono i punti da toccare, ma tutte le persone che avete sono importanti, i social media per loro è un modo per sfruttare questa cosa nel modo in cui si sentono a proprio agio. Importante è dare il loro empowerment e questo sicuramente richiede molto meno tempo e anche molto meno soldi, molto meno di quanti altri metodi che magari possono essere a disposizione. Ho 2 domande. La prima è il micro targeting. Prima della campagna del 2012 ho letto molto circa l'idea di un uso più ampio del micro-targeting anche attraverso internet e Google e anche le preoccupazioni relative a come i repubblicani potessero utilizzare questa cosa con molti soldi dalle aziende per mandare per esempio alle persone che sono molto preoccupate delle possibilità di utilizzare grandi macchine e che magari Obama impediva loro di utilizzare magari dei camper, delle macchine grosse che magari erano inquinanti. Adesso che la campagna è finita voglio sapere qual è stato l'impatto di queste cose e sono state utili e in che misura alla fine.
hanno funzionato all'interno della campagna, sia per Obama che per il candidato d'opposizione. L'altra domanda è: come siete riusciti a coinvolgere le persone per la raccolta fondi? In particolare vorrei sapere se è stato veramente importante, come nel 2008, l'utilizzo delle email. Mi è stato detto da altre persone che in passato che lavorano alla campagna che le email sono state l'elemento più importante per arrivare alle persone. È stato importante per la raccolta fondi, per il resto cosa direste adesso circa le email? Tantissime cose che riguardano le email. Io posso rispondere in parte alla domanda e poi passo la parola a Michael. Per quello che riguarda il micro-targeting, la nostra capacità di analizzare i dati, soprattutto quello che la gente ci ha detto nel corso della campagna, è sicuramente stata parte della nostra strategia. Intendo dire, avevamo degli scambi con milioni di persone, abbiamo parlato, conversato con milioni di persone in tutti i tipi diversi elettori e loro ci hanno raccontato cosa importava per loro e come avrebbero votato, e noi siamo stati in grado di utilizzare questa cosa per rispondere, tornare da loro in maniera significativa. Questo è stato molto importante. Abbiamo avuto un gruppo incredibilmente intelligente di persone i cui nomi avete probabilmente sentito: Dan, Ragnar, Kiaris, che merita tantissimo merito per come ha capito come utilizzare i dati che avevamo. La cosa chiave è stata cercare di capire come utilizzare i dati di cui disponevamo. I dati non vincono niente, non hanno vinto niente, semplicemente il fatto di avere i dati. Ma neanche la capacità di essere analitici hanno significato nulla. Sono stati strumenti che la nostra campagna ha utilizzato molto meno, e comunque avevamo il miglior candidato possibile per l'opinione pubblica americana del 2012. Quindi avevamo ancora il messaggio vincente, i valori, la missione che hanno guidato la campagna, abbiamo avuto la capacità di applicare i dati alla nostra strategia ed è lì che sono diventati uno strumento utile. Nel 2012 i repubblicani hanno utilizzato quella strategia un po' meno di quanto l'abbiamo, o molto meno di quanto abbiamo fatto, la potrebbero utilizzare molto di più in futuro. Ancora una volta è uno strumento e avremo questa parte che farà parte della strategia, potranno fare quello che vogliono e va bene. Quindi forse puoi rispondere tu ancora e poi io parlo delle email. Un'altra cosa su cui riflettere circa il micro targeting come concetto è che è nato da una era della emittenza televisiva dove uno cercava di capire quale messaggio dovesse essere fatto arrivare ad un quale pubblico. Il pubblico considerato come passivo, quindi ricettivo di qualcosa che io ti do. Il modo migliore di pensare al micro targeting è quello di creare delle esperienze personalizzate per le persone. La frase che sentiamo sempre nella politica americana è che tutte le politiche sono locali, la politica è locale, è una frase degli anni 80. La realtà è che locale fosse sostituto di qualsiasi cosa sia importante per te. La realtà, la politica, non la politica è locale, la politica è personale, l'esperienza che ciascuno di noi ha del mondo è unica e bisogna quindi rispondere agli individui in quanto tali. Più si fa così, più ricca sarà l'esperienza. Se pensiamo a tutti i dati, le persone ci dicevano cosa importava per loro, cosa contava per loro. Quello che ha detto Betsy nell'ultima domanda: se vuoi sapere cosa interessa alla gente, basta chiederglielo e loro te lo diranno. Si può ampliare l'informazione e cercare di capire come questo può essere poi utilizzato per coinvolgere le persone, far sì che le persone siano interessate, entusiaste del voto, di partecipare al voto e partecipare al processo. Riflettere a questa cosa, come creare una esperienza personalizzata e significativa per l'individuo, questa è una migliore metafora piuttosto che cercare di capire quali possono essere i micro target, qual è la variabile magica che spinge gli elettori a votare. Questo processo ci ossessiona perché i dati sono interessanti, e noi siamo un po' così, un po' fissati a giocare con quelle formule, però poi ci si spinge troppo in là. Io credo che la domanda relativa a
chi le utilizzate meglio, chi sta facendo un miglior lavoro. È importante capire che c'è una risorsa, la granularità. Idealmente si può arrivare al punto in cui ogni persona aveva un rapporto con la campagna intensamente personale, fino al singolo individuo, il che richiede tantissimo lavoro da parte nostra per poter creare un contenuto e produrre e gestire quei rapporti. La maggiore segmentazione, quanto più segmentati, più personali si diventa, e tanto più si scende personale, tanto più sono necessarie le risorse. Noi avevamo avuto un vantaggio rispetto a Romney, perché noi abbiamo dovuto affrontare anche l'aspetto primario, abbiamo più tempo e più risorse da applicare a questa sfida. Abbiamo avuto un vantaggio alquanto sostanziale circa capire quanto diversificati anche granulari potevamo diventare. Hanno pensato al micro targeting in maniera abbastanza simile, hanno fatto delle cose intelligenti. Non voglio assolutamente dire che non fossero in grado di capirlo, di utilizzare, hanno avuto delle persone intelligenti sul loro nel loro team che hanno saputo utilizzare, però ci sono stati dei settori diversi, come noi abbiamo acquistato i media, abbiamo acquistato la televisione in maniera molto più spinta dai dati rispetto al passato, e questa è una cosa che è venuta fuori da avere tempo, energia per cercare di capire come fare le cose, e credo che ci sia una strategia su come affrontare i media, acquistare media, molte strategie che verranno attualizzate e adottate da altri in futuro, quindi dobbiamo cominciare a trovare modi diversi, innovativi. Per quello che riguarda la questione email, ho tantissime opinioni riguardo. Sì, lei ha ragione, l'email ha portato tantissimi fondi e risorse per la campagna, sia nel 2008 e nel 2012. E nel 2012 non ero nel team digitale nel 2008, per cui di questo ci parlerà Michael, ma nel 2012 abbiamo avuto una grandissima squadra, più di 20 persone che si occupavano della posta elettronica, e una squadra analitica che li aiutava a tagliare la lista e cercare di capire cosa chiedere a chi. E eravamo concentrati sul raccolto, voglio dire completamente, uno dei loro obiettivi principali era raccolta fondi per la campagna. Una delle Il modo in cui la strategia della donazione online è stata parte della nostra missione globale è che c'erano 4,5 milioni di persone che hanno donato alla campagna. La donazione media era $54, che è poco se uno pensa a quanti soldi abbiamo messo insieme in questa cifra, era poca, ma tantissime persone hanno dato un po'. Il messaggio alla base di tutto ciò è che sei proprietario di un pezzo di questa campagna e farai succedere queste cose. E Obama l'ha detto nel 2007, ha detto: questa campagna non riguarda me, riguarda voi, siete voi che realizzerete questa cosa, è la visione che condividiamo per il paese. E la strategia per la raccolta fondi online ha rispecchiato tutto questo quotidianamente. Si trattava di far arrivare alla gente la nostra visione per il paese, e il risultato è stato tantissima ottimizzazione, un qualcosa fantastica da osservare. Siamo stati fortunati perché avevamo una lunghissima lista di indirizzi email, abbiamo praticamente testato tutto quello che mandavamo via posta, testavamo tutto, come doveva essere la pagina di adozione, il testo di un'email, il mittente di una mail, per cercare di capire a che cosa la gente rispondeva meglio. Una delle storie preferite, abbiamo avuto un'email di raccolta fondi in cui abbiamo mandato 18 diverse versioni della mail a piccoli gruppi di persone per cercare di capire quella che funzionasse meglio. La parte migliore rispetto a quella peggiore è stata migliore di più di $1 milione, che è stato sorprendente in una sola email, e questo ha mostrato che la cultura della creatività e la cultura del collaudare, testare le cose, l'ottimizzazione hanno fatto un'enorme differenza, e credo che questo apre la strada a quello che si può fare, quello di cui parliamo online per la raccolta dei fondi e come gestire bene un
un programma. E molto spesso quando parliamo di quelle cose le persone un po' girano gli occhi e dicono: è molto bello avere tante persone sulla lista email, tante persone che gestiscono la email. Ma questo può essere ridotto in scala ovunque. Si può comunque segmentare, si può testare, si possono utilizzare delle best practice che possono informare la vostra strategia e migliorarvi, e siamo impegnati a questa cosa col tempo, sia da un punto di vista ideologico che dal punto di vista di ottenere le risorse che ci servono per gestire la campagna. Voglio sottolineare una cosa che ha detto Betsy. Il processo e l'azione di prendere una donazione era parte di questa scala dell'impegno e il convincimento. Una delle cose che volevamo le persone facessimo come loro partecipazione alla campagna. Non è la prima cosa che dice una persona che potrebbe essere interessata all'organizzazione, non è la prima cosa che dici dammi dei soldi, fa parte del rapporto che costruisci col tempo, è una di quelle azioni che abbiamo inserito nel rapporto all'organizzazione, e la raccolta fondi era un aspetto di questo rapporto, un aspetto di quella strategia, non era una cosa che si verificava separatamente, ma era una parte della narrativa della nostra organizzazione, di come ti organizzazione, ti devi intessere le cose e chiedere alle persone fondi, chiede alle persone di fare il volontario, cercare di capire come queste cose si relazionano. Uno dei migliori esempi è venuto fuori originariamente nel 2008, la raccolta fondi su messaggi. Una cosa più importante è che le persone comuni erano essenziali, contavano, ci dovevamo concentrare su loro. La raccolta fondi in tradizionale in America si concentra solo sui ricchi. Piccoli eventi, decine di migliaia di dollari, un piccolo gruppo di grandi straricchi col candidato. Noi abbiamo detto: chiunque dona $20 può andare a cena col presidente. Mai fatta prima questa cosa, ma questa è stata un'opportunità per noi per raccogliere fondi, risorse, un'opportunità per le persone di partecipare e avere l'idea che erano in parte loro anche proprietari della campagna, informate degli stessi principi, la stessa narrativa di dare l'empowerment alle persone, e di partecipare. Quindi una combinazione di tutte queste cose non è un messaggio, è una strategia di coinvolgimento e poi una strategia di raccolta fondi da un'altra parte. La campagna è una, e intrecciare la raccolta fondi con tutte le altre cose, cercando di capire come funzionano le cose, il concetto del finanziamento pubblico rispetto a quello privato, sarebbe molto interessante vedere queste cose come poi si dispiegano, ma deve essere una cosa che fa parte di tutto l'impegno generale globale del rapporto che si ha con le persone e non qualcosa che sia totalmente separato. Hi, it's Pietro. Thank you so much for... Grazie mille per questa presentazione così utile e sorprendente. Avevo prima una domanda, ne sono diventate tre. In realtà ne ho di più, però cercherò di farne soltanto tre. La prima: sembra che la maggior parte del successo del lavoro che avete fatto è dovuto agli strumenti che avete utilizzato o della strategia, ma questo succede per via del fatto che elaborate dati, raccogliete, elaborate costantemente dati, qualcosa che in Europa sarebbe difficile innanzitutto perché abbiamo meno strumenti, e in secondo luogo perché abbiamo delle normative stupide per la protezione dei dati che non ci consentono di fare questa cosa. La domanda è: quanto investite? E chi nel team elabora i dati? Perché anche quando si parla di micro mailing parlate comunque di raccolta dati, 18 categorie diverse, che significa raccogliere tantissimi dati. Questa è la prima domanda. E anche quanti soldi avete speso, se ci potete dare una cifra. Io so che Google è stato molto coinvolto nel fornire dati, nel trovarli. La seconda domanda riguarda più la creatività. Avete parlato di creatività. Se doveste confrontare la vostra campagna con quella di Romney, qual è stata la principale differenza in termini di creatività e l'energia che voi avevate più di loro? La terza domanda è una curiosità, avendo seguito da vicino la campagna e le primarie dal lato repubblicano. Cosa ne pensate della campagna di Romney? Perché sembra che fra i repubblicani lui fosse la persona che più di ogni altro abbia utilizzato internet e i social media per raccogliere fondi. Io credo che lo abbia fatta bene, ma anche per coinvolgere persone. E lui ha
ha in un certo senso cercato di raggiungere anche, per esempio, ha riscaldato gli animi degli studenti e anche dell'esercito. Questo mi ha colpito. Tutte le tre domande sono fantastiche, la protezione dei dati, la raccolta dei dati, gli strumenti, il team. Credo che noi abbiamo avuto un grandissimo team, avevamo questo grande vantaggio del tempo che ci dava, dal fatto che il presidente era in carica, al fatto che abbiamo pensato alla tecnologia, abbiamo una grossa organizzazione. Il digital team a livello centrale aveva 175 persone più altre 75 persone che lavoravano negli Stati Uniti, quindi 250 persone che lavoravano sulla strategia digitale, nel coinvolgimento, creazione dei contenuti, conversazioni, tutti questi elementi che riguardano l'impegno digitale. Alla base, a costruire, a gestire gli strumenti, la tecnologia, le infrastrutture, c'era il team tecnologia, prodotto, ingegneria del prodotto, IT, sicurezza. Questi erano altre 125 persone, quindi parliamo di tre. No. Noi siamo un'organizzazione temporanea da $1 miliardo, è folle. Veniamo dal nulla, siamo migliaia di persone e poi spariamo. È un concetto folle. Siamo grandi, come siamo stati grandi come organizzazione, ma abbiamo organizzato 330 milioni di persone. La scala in 50 stati significa che abbiamo bisogno di tutto questo, e costruiamo un'organizzazione che deve vivere per 19 mesi. Facciamo tante cose in simultanea, e il motivo è che dobbiamo poter fare tantissime cose nello stesso momento. Per questo ci servono tante persone, perché se uno riuscisse a realizzare questo coinvolgimento col tempo, se parliamo per esempio di organizzazioni di promozione, le onlus non devono fare 50 cose insieme, possono fare due o tre cose insieme, e quindi hanno bisogno di una dimensione più ridotta. Pensiamo agli strumenti, la raccolta dati. Queste non sono. Tutti gli strumenti che abbiamo utilizzati sono disponibili ovunque. Utilizzare per esempio la tecnologia che ha gli standard industriali. Noi abbiamo costruito i nostri strumenti, i pezzi che riguardavano integrazione, qualcosa che è stata personalizzata da noi, ma il concetto di collegare le serie di dati da vari punti è un qualcosa che esiste a prescindere. Sono tecnologie che si possono acquistare in un negozio. La domanda diventa: quali sono i problemi tecnici che cerchiamo di risolvere? Una volta che hai il talento giusto, puoi cominciare a utilizzare, arrivare a queste tecnologie senza dover costruire le cose. Ci sono strumenti che puoi acquistare e poi puoi fondere, aggiustare. Il team erano 125 tecnici con tantissimo impegno in termini di risorse. La spesa totale per tecnologia, la maggior parte della spesa da parte dei nostri due team, è costituita da persone di talento, creative, impegnate, e bisogna investire su queste persone. È lì che la maggior parte degli investimenti. Per quello che riguarda Google, so che è un concetto che le persone ritengono. Google non è che ci ha aiutato, abbiamo utilizzato i tool di Google esattamente come hanno fatto i repubblicani, abbiamo utilizzato AdWords esattamente come qualsiasi altro cliente, come qualsiasi altro marchio, società, abbiamo utilizzato tanta pubblicità online, AdWords, Google Analytics, ma siamo utenti dei tool così come tutti quanti gli altri. Non è che ci hanno dato un aiuto particolare, speciale. Hanno delle persone di grande talento, abbiamo cercato di rubare, di assumerli noi alcuni di loro, ma non è che ci danno un trattamento speciale, accesso speciale a tecnologie diverse rispetto agli altri. L'altra parte della domanda è relativa alla creatività. Ha fatto la domanda relativa alla differenza fra i dati di cui disponevamo noi e dati di in generale, in un contesto culturale dove i dati vengono interpretati in maniera diversa. Le due cose che voglio dire è che, uno, ricordare che tutti i dati che avevamo erano dati dalle persone su se stessi.
Abbiamo fatto affidamento su quello che le persone ci hanno detto di chi erano e li abbiamo semplicemente organizzati tutti quanti. Non andavamo a cercare di capire se erano veri o meno, nel senso che non siamo andati a investigare. Alcuni noi li abbiamo coinvolti. L'altra parte è che fare i testi, cercare di capire i test, cercare di capire le cose che abbiamo fatto non si possono, non si possono applicare né ad un altro contesto culturale, ad un altro candidato. Quello che abbiamo fatto è cercare di fare nel modo migliore quello che pensiamo funzioni meglio. Dobbiamo allontanarci dalla reazione d'istinto, dobbiamo testare le cose, tentarle, correre rischi, cercare di capire cosa funziona, cosa non funziona e continuare a fare ciò che funziona. Gli strumenti che abbiamo utilizzato, con quale frequenza, con quale regolarità abbiamo testato questa cosa. È un momento specifico, in una cultura specifica, in un luogo specifico, quindi qua non vale. I principi però sì, i principi si applicano ovunque. Questo porta all'aspetto creatività, che è, credo che si sia trattata di una grandissima parte della nostra cultura, una cosa che ho apprezzato tantissimo. Io non ero la campagna di Romney, quindi non ho benché minima idea di quale fosse la loro cultura della creatività, ma so che siamo stati incoraggiati a sperimentare, testare, tirare fuori modi creativi di risolvere i problemi, e questo continuamente. Ho dato l'esempio degli 18 segmenti della mail e quello che ha vinto per più di $1 milione. Questa idea è venuta da una persona che non faceva parte del team email, che non scriveva le email. Avevamo un Google Doc dove ci è stato chiesto di mettere delle idee creative ogni giorno e qualcuno ha scritto questa idea, proviamo questa cosa. E quella cosa ci ha consentito di ottenere $1 milione. Quindi questa cultura della creatività ha contato moltissimo. È la cultura che fissa la leadership, e questo ti dice quanto è importante una buona leadership, è una cosa che ci ha guidato ogni giorno. Un'altra cosa relativa alla creatività è che ci sono tanti concetti, la creatività professionale, designer professionali, persone di talento che lavorano nell'art direction. Abbiamo avuto molte persone, molto impegno a ripartire dal 2007, dove siamo andati in giro, abbiamo cercato di far sì che queste persone facessero parte della nostra narrazione visiva, la natura, l'esperienza del marchio, era qualcosa che volevamo promuovere e creare. Quindi c'è la creatività professionale, poi c'è il concetto da dove viene la creazione del valore. Questo fatto di avere un luogo aperto dove chiunque, uno stagista, il manager della campagna o uno stagista, a prescindere da qual è la sua funzione, può offrire un'idea, riflette il principio che noi riteniamo che la creazione del valore in termini di creatività può venire da qualsiasi punto di organizzazione. La creazione del valore parte dall'alto e il resto poi viene fatto scendere giù, è un concetto vecchio. Invece noi riteniamo che le grandi idee possono venire ovunque, quanto più si può essere umili circa la realtà e la consapevolezza che non siamo i depositari di tutte le migliori idee, e invece qualcuno può avere delle idee migliori di noi, è importante. Questo può attivare l'organizzazione, perché la creatività viene da qualsiasi altro posto. Per quello che riguarda Romney, lui ha mandato una capacità. Io credo che la cosa che abbia spinto il suo impatto sul Partito Repubblicano, la politica americana, a parte il sostegno del partito a livello istituzionale, la capacità di andare direttamente alle persone, ha costruito quindi la sua infrastruttura, e questo è un qualcosa che è un po', diciamo, forse particolare circa la capacità e disponibilità delle piattaforme digitali. Tutti possono partecipare, tutti possono creare una conversazione, tutti possono creare una comunità, e lui è stato in grado in un certo senso di creare questo centro di gravità intorno alle sue idee e intorno ai modi interessanti creativi
obiettivi per coinvolgere le persone e coinvolgere nuovi strumenti, il che significa che lui poteva essere importante anche al di fuori del contesto dell'infrastruttura di partito, cosa nuova e anche interessante. Io credo che il suo staff e lui stesso abbiano dimostrato la volontà di cercare di applicare nuove idee, cose di cui in genere la struttura di partito è spaventata. Noi eravamo disposti, quando abbiamo iniziato come sfidante, eravamo pronti a fare qualsiasi cosa nuova, perché se avessimo ripetuto quello che era stato fatto in passato non avremmo ottenuto i risultati che abbiamo raggiunto. La necessità è la madre dell'invenzione. Questo vale per tutte le comunità. Io credo che abbiano fatto cose interessanti, intelligenti, così come noi da parte nostra. Molte delle radici delle nostre riflessioni digitali è partita dalla campagna di Howard Dean. E in un certo senso c'è stata una fonte di innovazione da parte repubblicana. Abbiamo preso a prestito idee dai due schieramenti. Io credo che i buoni scrittori prendono a prestito, i grandi scrittori rubano, questo è quello che si dice nella letteratura americana, quindi cercare di capire cosa fanno le altre organizzazioni, cosa fanno altre società, altri marchi, lasciare che queste idee in un certo senso arrivino a te e li applichi e cerchi di capire come funzionano, quindi cercando di migliorarci, perché tutti quanti noi testiamo, mettiamo alla prova nuove idee. Grazie per questo workshop. Innanzitutto avrei due domande. La prima è un po' tecnica. Vorrei sapere se avete pensato in particolar modo a Twitter, avete pensato a quanti account c'erano, perché voi dite noi, ma chi è questo noi? Quanti account avete creato? Mi interessa soprattutto sapere se avete pensato al rapporto tra gli account personali, l'account dell'organizzazione, e come può un account di un'organizzazione essere sincero, autentico. Vorrei sapere se avete pensato al rapporto tra l'account di Obama, l'account di Michelle e l'account del Partito Democratico su Twitter, anche su Facebook, se avete qualcosa da dire riguardo a Facebook. La seconda domanda: come avete sviluppato una strategia di reazione agli attacchi dell'altra parte? Facebook, almeno in Italia, è un social media dove ci sono tante persone sempre pronte ad attaccare. Non so, sapete la storia di Grillo, eccetera, ma se avete costruito una strategia, se c'era appunto... Cioè, non so se la vostra strategia è stata molto aggressiva o no. Io rispondo alla prima, poi manco rispondere alla seconda. Il mio ruolo nella campagna, come parte del mio ruolo, io gestivo i programmi digitali per ogni Stato. Ogni Stato aveva il suo direttore digitale, il direttore di strategia, quindi 75 persone nei diversi stati, e poi io gestivo il nostro modo di lavorare, magari in particolar modo con le donne o con i giovani, con i latinos, diversi gruppi di persone online. E quindi noi abbiamo avuto un account Twitter e uno Facebook per ogni stato e per ogni constituency, e quindi sono tanti account, e quindi chiaramente ci volevano le persone che le gestissero.
Quindi è stata una decisione, insomma, è stato intenzionale, abbiamo deciso di avere quel numero di account oltre a quello del Presidente, della First Lady, del Vicepresidente, quindi avevamo anche degli altri account a livello nazionale. Noi abbiamo deciso, in base alla capacità di articolare una strategia diversa per ognuno. Abbiamo parlato moltissimo di quali fossero i requisiti, le esigenze, perché per ogni account noi dovevamo essere in grado di sapere chi sarebbe stato il pubblico, chi stavamo cercando con quell'account e su che cosa volevamo coinvolgere quelle persone. Per gli stati, per esempio, i nostri account per gli stati erano sempre molto più piccoli di quello di Barack Obama, ovvio, ma le persone che cercavamo di coinvolgere, la comunità che volevamo costruire, aveva a che fare con persone già molto coinvolte nella nostra organizzazione, volontari, persone che si erano già impegnate con la campagna e quale storia stavamo raccontando. Quindi stavamo descrivendo quello che stavamo facendo in quella giornata, chi era la faccia della campagna Obama di in quello stato specifico. Quindi abbiamo usato questi account per presentare i volontari, presentare gli eventi, tante immagini, sempre degli account molto positivi, molto incoraggianti. Poi per gli account nazionali abbiamo detto: questi due tipi di account con quale frequenza devono interagire? L'account di Barack Obama descriveva le attività del presidente, la campagna nel suo insieme, fundraising, insomma tante cose. E noi spesso c'erano questi contatti, cioè l'account nazionale avrebbe usato l'account locale e viceversa. Quindi queste erano delle decisioni, trascorrevamo ore ogni settimana a capire esattamente come far funzionare la nostra rete di reti. Ma dovevamo essere in grado di indicare esattamente che tipo di comunità volevamo costruire e su che cosa. È soltanto per questo che abbiamo creato questi account aggiuntivi piuttosto che averne uno soltanto. Un altro aspetto importante da ricordare che noi abbiamo, sì, bisogna individuare un'esigenza specifica per creare un'altra comunità, ma c'è anche la necessità di un'organizzazione di esprimere diverse voci. Abbiamo tanta gente che manda email, alcuni email vengono mandati dal presidente, dal campaign manager, diversi tipi di messaggi devono essere inviati da diverse persone. Lo stesso si applica alle voci. La First Lady parla in maniera diversa, di argomenti diversi, e quindi bisogna pensare a tutto l'insieme dell'organizzazione, ma bisogna sempre essere interessanti, coinvolgenti, autentici. Se ci fosse soltanto una voce, sempre quella, sarebbe semplicemente noioso. E quindi questo fa parte della necessità di fare in modo che il tutto sia sempre interessante e coinvolgente. Bisogna anche intrattenere in un certo senso, quindi mettiamo magari la foto del cane del presidente, cioè il contenuto deve essere anche divertente. E quindi so che si è parlato qui di cani recentemente, quindi questo lo mettiamo da parte, ma è semplicemente la possibilità di avere voci molteplici. È come avere tante voci ma un unico coro, quindi abbiamo sempre la stessa identità, gli stessi valori, lo stesso scopo, ma poi ci possono essere diverse strategie perché diversi gruppi vogliono concentrarsi su aspetti diversi, ma non è che sono qualcos'altro, hanno un'identità diversa, è sempre la stessa organizzazione.
Per quanto riguarda la risposta, abbiamo parlato della risposta rapida ai dibattiti, adesso è troppo lenta, quindi ci vuole la risposta in tempo reale, come dicevo prima. Riuscire a essere presenti, essere disponibili, essere reattivi all'interno di un'organizzazione in tempo reale è veramente molto importante. È spesso pericoloso. E la tendenza delle grandi istituzioni è di staccarsi, soprattutto se si tratta di una conversazione negativa. Magari di solito decido di aspettare e vedere se la cosa scompare da sé, o magari la gente smetterà di interessarsi a questo, invece di partecipare attivamente. Io credo che nei social media quello che è importante è che quando c'è qualcuno che non è d'accordo, questo deve rappresentare un'opportunità per magari fargli cambiare idea, ma se magari non si riesce a far cambiare idea a quella persona, ci sono sempre altre persone che seguono la conversazione. In passato magari la conversazione era soltanto tra due persone, magari non si riusciva a far cambiare idea a qualcuno. Adesso invece ci sono tante persone che seguono le conversazioni e vedono che noi siamo coinvolti in un dialogo importante e significativo, e quindi questo ci dà la possibilità di descrivere il nostro punto di vista e ci dà la possibilità di far cambiare idea ad altre persone. Naturalmente ci si può anche far distrarre, quindi ci vuole un certo equilibrio, non si tratta di rispondere a ogni singola conversazione, bisogna trovare un equilibrio tra essere iperreattivi e arrivare a distrarsi e invece cogliere l'occasione di un dialogo costruttivo. Per quello che diceva a proposito dell'aggressività, ma ogni candidato deve trovare la propria soluzione, se essere aggressivo o difensivo. Noi abbiamo sempre pensato molto al rispetto per gli altri, rispetto per gli altri candidati, rispetto nel dialogo con la gente. E quindi questo è importante, ci sono alcuni candidati e noi lo vediamo magari nelle elezioni più piccole, i candidati devono essere molto aggressivi semplicemente per attirare l'attenzione, magari chi ha già un ruolo stabilito tende a essere più difensivo, non è una regola ma di solito succede così, però ognuno deve decidere, candidato deve decidere, partito deve decidere, eccetera. Io vorrei soltanto aggiungere che per quanto riguarda la risposta, questo fa parte dell'empowerment. Io credo che questa cosa si sia evoluta nel tempo, ma noi abbiamo fatto in modo di dare ai nostri sostenitori le informazioni di cui avevano bisogno per rispondere. È stato interessante, nel 2012 sentivamo dai volontari: ah, le persone dicono queste cose su Facebook, io non so che dire. E allora inizialmente dicevamo: ma tranquilli, ma in un certo senso era fantastico, perché vedevano la discussione della gente, il punto di vista magari anche negativo della gente, e ci dicevano: non so come rispondere. Noi quindi abbiamo sviluppato dei meccanismi in modo che le persone avessero i mezzi e il contenuto con cui rispondere. I volontari ce lo chiedevano e poi lo utilizzavano, perché vedevamo emergere in alcuni di questi forum alcune delle cose che noi avevamo detto, non perché noi abbiamo detto adesso dite questo, no, assolutamente, non abbiamo cercato questo controllo, però c'è quel rischio quando si mette il potere della comunicazione nelle mani di altri, possono anche dire delle cose folli, ma dato che noi avevamo un rapporto basato sulla fiducia con molti di questi volontari,
Allora volevano comunque aiutare, quindi si cercavano modi di farlo. Noi dovevamo dargli gli strumenti per farlo in maniera efficace. E questo ha fatto parte della nostra strategia. Su questo ultimo punto, che è assolutamente vero, non è un optional. Cioè i membri della comunità, le persone che credono in voi risponderanno per conto vostro, quindi noi non dobbiamo pensare che questa sia così soltanto un'opzione, ma noi dobbiamo dare il potere alle persone, le persone risponderanno che ci piaccia o meno, e quindi tanto vale dargli delle informazioni con cui possano dare risposte efficaci. Questa è la natura di questo mondo, le persone interessate, coinvolte, vogliono avere le proprie opinione, vogliono discutere, quindi noi dobbiamo dargli gli strumenti giusti. Questo fa un po' parte della leadership di un gruppo. Non è che possiamo dire ma gli diamo questo potere o no, certo, assolutamente, comunque è così. Roberto Basso, ho un paio di domande. Innanzitutto, c'erano due diversi campaign manager nel 2008-2012 e io mi domando quale sia stato il cambiamento principale o la miglioria più importante tra le due campagne. Seconda domanda, il rapporto tra i social media e i media tradizionali. Michael, ho sentito il tuo discorso a Cernobbio e hai parlato di questo argomento, hai detto per esempio, hai parlato del denaro, della quantità di denaro spesa sulla pubblicità tradizionale, ma mi domando anche se ci sia stata un'interazione tra i media tradizionali e i social media. Prima domanda, 2008 e 2012 sono stati totalmente campagne diverse ed era necessario che fosse così. Nel 2008 eravamo nuovi, avevamo un candidato che era un po' un outsider con un nome un po' strano, ci dicevano che non avremmo mai vinto, utilizzavamo strategie completamente diverse dagli altri perché dovevamo, e Dave Fluff è il nostro campaign manager, merita veramente tutta la nostra ammirazione perché ha visto il potenziale di quello che potevamo fare, ci ha detto di eliminare tutto il resto è fare solo quello e farlo bene, era esattamente quello di cui avevamo bisogno nel 2008. Nel 2012, se avessimo gestito la campagna nello stesso modo, non sarebbe stata una campagna vera, autentica. Noi avevamo il presidente, non avevamo un candidato che era un outsider. Il nostro campaign manager, Jay Messina, nel 2012 veramente ha fatto un lavoro fantastico perché ha detto non possiamo gestire la stessa campagna, non possiamo portarla avanti nello stesso modo, dobbiamo fare qualcosa di diverso, quindi due leader completamente diversi che hanno guidato campagne totalmente diverse in momenti specifici della storia, due campagne di grandissimo successo. Io ho imparato tantissimo da tutti e due. Ecco, puoi aggiungere qualcosa o rispondere alla seconda domanda? Sì, tutto quello che ha detto Betsy è vero, ma forse c'era più continuità tra la leadership e la comunità, dovevamo continuare a governare, quindi Jim Messina era nella Casa Bianca, quindi capiva esattamente quello che serviva come coordinamento tra la Casa Bianca e la campagna. Di solito chi è già presidente ha un grosso problema a coordinare l'attività di Casa Bianca e campagna, ovviamente sono due attività completamente diverse, Jim doveva gestire quel rapporto e lo ha fatto in maniera veramente fantastica. Comunque è veramente una cosa molto difficile e lui è stato bravissimo. David Bluff, il campaign manager del 2008, era consulente nella Casa Bianca
nel 2012, quindi loro si parlavano comunque tutti i giorni, quindi c'è stata questa continuità. Gemma aveva ragione che la campagna del 2008 non poteva vincere nel 2012, avevamo comunque una continuità nella nostra storia e abbiamo apportato gli stessi valori, quindi il rispetto, l'empowerment, tutto quello che era nato nell'Iowa nel 2007, la vittoria nell'Iowa è stata fondamentale ed era tutto nato lì. Jim è entrato nella campagna del 2008 proprio alla fine, prima di entrare alla Casa Bianca, quindi comunque c'è continuità all'interno dell'organizzazione e questo è molto importante. Man mano che l'organizzazione si evolve, cambia, cresce, non dobbiamo dimenticare il passato. Per quanto riguarda i media tradizionali rispetto ai social media, io credo che ci sia un collegamento strettissimo. La televisione, come ho già detto, è molto importante. Noi abbiamo speso 400 milioni di dollari sulla pubblicità televisiva, in parte perché è veramente molto costoso, cioè proprio un costo superiore. Se si, questo è proprio come i soldi, se si parla di spending per impression, forse sono più bilanciate, ma il modo in cui le persone guardano la televisione è diverso negli Stati Uniti. Per esempio negli Stati Uniti le persone guardano televisione mentre sono su internet, mandano messaggi al cellulare, mandano tweet su quello che stanno guardando in televisione, quindi sempre più. Abbiamo detto come noi utilizziamo i comizi adesso, facciamo questo coordinamento con gli strumenti digitali in modo da allargare tutto lo spazio di comunicazione. Con, abbiamo pubblicità in televisione, internet, Twitter, quindi c'è questa interconnessione. In realtà non ci sono più dei settori separati di comunicazione, c'è questa interrelazione tra il contenuto, le connessioni tra noi e l'elettore, vengono attraverso televisione, contenuto che forniamo noi, contenuto che gli arriva dagli amici e tutto si mischia a formare questo rapporto tra noi e l'elettore. Quello che noi diciamo in televisione deve coincidere e deve avere un senso. Se arriva qualcuno a bussare alla porta per parlare e il volontario dice qualcosa e la televisione appena ha detto un'altra cosa, è chiaro che la persona si sentirà incerta, quindi noi dobbiamo fare in modo che quello che dice il volontario è quello che dice il campaign manager. Certo, è molto difficile perché c'è questa grande distanza tra i diversi ruoli, è fondamentale concentrarsi sulle risorse, sull'attenzione, la gestione, ma non ci sono più canali indipendenti. Credo che abbiamo tempo per altre due domande. Quanto pesa la sentenza della Corte Suprema Citizen United verso FIC del 2010, che a suo tempo Obama fu molto critico e in questo momento in Italia si ridiscute di finanziamento pubblico, non è comparabile ma è molto interessante in questo contesto perché gli ordini di grandezza economici di cui voi ci parlate sono qualcosa di considerevole e nulla è più come prima dopo questo tipo di campagne, quindi è presumibile che anche attori economici molto importanti utilizzino gli strumenti che ci avete descritto. Sotto domanda, già ora in che dimensione è quantificabile l'utilizzo di fake troll, cioè di, identità fittizie da parte degli staff per creare uno, visto critiche al candidato anche molto pesanti. Questo è stato fatto storicamente con i media, la stampa e la televisione. In che misura questo tipo di contesa molto pesante, molto
diciamo, il fango che viene gettato possibilmente viene fatto con i new media. Un'altra domanda, poi nel caso alcune non rispondete, qual è la dieta mediatica dell'americano medio? E, o se l'avete per segmenti di popolazione, in particolar modo l'ultra cinquantenne. Questa è una informazione fondamentale, in Italia la popolazione invecchia continuamente e le campagne elettorali tutt'oggi, anche con delle eccezioni vistose, passano con i media tradizionali. In particolar modo c'è un Twitter che è una comunità ristretta di stakeholder e giornalisti, non è orizzontale alla popolazione e tuttora i canali mediatici sono molto, molto incisivi. Cioè un esempio classico a tutt'oggi nelle campagne elettorali nazionali, chi ha la possibilità di investire tanto denaro non esclude l'idea di inviare posta cartacea a tutti i capi famiglia italiani, a 56 milioni di persone, altro che micro targeting, si va con i carri armati. Altra domanda, quanto semplificate il messaggio? Nei social media, per esperienza comune, più urli o più semplifichi o a costo di banalizzare il messaggio politico, più hai riscontri immediati, si massimizzano i numeri. C'è un livello? Ovviamente nel corso della spiegazione si diceva per la prima volta possiamo far condividere interi documenti dell'amministrazione, spiegarli, eccetera. Quanto viene approfondito, quanto tempo viene dedicato a elaborare il messaggio? Sotto domanda di questo, quanto si fa agenda setting, cioè processo ascendente, io decido di cosa parlare, e quanto si insegue, è vero che si sente il bisogno della gente, ma soprattutto quando si è amministrazione, quanto si imposta l'agenda. Io sono iscritto a Obama for America, ogni giorno arrivano un paio di mail, l'ultima in questo istante mi è arrivata per il wall, metti il tuo nome, dai $5, 55 è la media, quindi vedo tutta questa interazione. Una cosa banale, mi chiedo come avete superato il problema di Gmail che classifica le mail, ormai ce le divide fra newsletter, cioè fra messaggi standard e quelli importanti, questa è una sciocchezza. Più che altro, quanto è la rendition, i feedback o la differenza tra la comunità in tempo elettorale e in ordine di grandezza e di risposta la comunità in tempi ordinari, il gap di interesse. Grazie, scusate per la quantità di suggestioni. Okay, so we'll just... Tutte però ottime domande, partendo da Citizens United, il concetto di finanziamento pubblico, finanziamento privato è molto complicato, la Corte Suprema, secondo me, opinione personale, ha reso il tutto più complicato. Complicato perché c'è anche appunto questo rapporto finanziario tra la politica e i principi del primo emendamento, e tutto adesso è complicato e secondo me controproducente. Ci sono negli Stati Uniti la libertà di parola, non è illimitata, ci sono tante strutture sociali che limitano in maniera ragionevole la libertà di parola, ma credo che oggi si siano prodotti degli statuti giuridici che sono veramente negativi. Credo che l'idea che i soldi, il denaro è la parola, insomma questo mischiare dei diversi elementi crea complicazioni. Avere persone che possano finanziare
un processo politico può essere veramente positivo, gestire il rapporto culturale su quelli che devono essere i vincoli o le restrizioni è anche un discorso interessante, ma adesso la distribuzione della ricchezza non è paritetica, questo significa che una persona che ha i soldi è più importante di una persona che non ne ha, ma insomma, ovviamente questo sarebbe un concetto pericoloso. E quindi esiste quindi un principio di eguaglianza, di influenza e partecipazione, tutti sono uguali e colloca i limiti di finanziamento. Credo che a questo punto abbiamo perso un po' traccia delle cose, questa prospettiva di non limitare il diritto delle persone a esprimersi si è mescolato con i principi dell'eguaglianza per quello che riguarda la raccolta fondi. Io credo che ogni società debba e ogni paese deve cercare di capire qual è l'equilibrio specifico per il paese. Io ci sono c'è tanto dibattito negli Stati Uniti circa il finanziamento pubblico rispetto al finanziamento del sindaco, al finanziamento privato. Questo è un dibattito in corso negli Stati Uniti, sono molte le persone su entrambi i fronti. C'è un caso in corte che viene proprio deciso questa settimana che influenzerà in un certo senso o la riaffermazione o la messa in dubbio di alcune delle ipotesi. Si tratta di una questione continuamente in fieri, una questione viva che continuerà a coinvolgerci per parecchio. Sono perfettamente d'accordo, credo che l'altra cosa per quello che riguarda il nostro modo di vedere nella campagna come questa cosa abbia svolto un ruolo. Lei è sulla lista di email, gli altri, mi scuso del mio ruolo nelle numerose mail che vi sono state mandate negli ultimi 2 anni, mi scuso se ho fatto qualcosa, comunque funziona. 2011, il modo numero uno per noi per raccogliere fondi attraverso le specie di concorsi, e Michael ne ha parlato, la cena con Barack, a cena con Barack oppure una celebrità e le persone potevano donare e quindi andare a cena con George Clooney o con altre persone del genere, e questa cosa ha funzionato benissimo nel 2011. C'è stato un giorno nel 2012 verso la primavera, all'inizio dell'estate, in cui abbiamo testato una serie di persone che raccoglievano fondi via email nel paese, e abbiamo testato un sentimento che parlava di questa cosa, questo segmento che parlava di questa cosa per la prima volta come presidente come presidente in carica. Io verrò battuto da un punto di vista economico perché il mio concorrente riceve tantissimi soldi da tante persone, e questa cosa in un certo senso lo ha tirato fuori dai guai. Abbiamo raccolto fondi e questa cosa è andata avanti per mesi e mesi fino verso la fine della elezione. Gli americani hanno detto: questa cosa non funziona, devo combattere contro questa cosa, devo combattere questo concetto che i soldi comprano l'influenza, e donando ciò che posso essere parte di questa soluzione. E credo che questo ce la dica in un certo senso lunga circa quello che è il popolo americano. Non è che Citizens United sia una cosa positiva, non lo è, ma ci dice qualcosa circa questa conversazione che è molto più ampia. È una cosa in corso e credo che questo informi il mio approccio, ma credo che anche informi quello che la gente può fare circa quello che la gente pensa della politica, come bisogna rivalutare tutto e come si può cercare di risolvere e trovare il giusto equilibrio fra il finanziamento pubblico e quello privato. Per quello che riguarda le false identità, i social media, tutte queste interconnessioni sono create da piattaforme che sono state progettate per costruire dei rapporti fra le persone, essere autentici, è un modo essenziale per far sì che questo rapporto sia significativo e reale. Col tempo la mancanza di autenticità viene punita, le false identità può essere efficaci nel breve termine, ma nel
lungo termine ovviamente non rendono, non funzionano. Non riesco a immaginare un contesto nel quale posso raccomandare questa strategia. Io credo che sia sempre un errore, credo che sia sempre una tentazione quella di utilizzare, può essere frustrante fare marcia indietro, perché può funzionare a breve termine, ma l'autenticità e l'essere genuino, essere autentico nel lungo termine è sempre la strada giusta da seguire, almeno nella mia esperienza, per un marchio, per un candidato, per un'organizzazione, per chiunque, per quello che riguarda come combattere nella la politica americana. Abbiamo un detto: non devi dare da mangiare a ciò che è finto, nel senso che non devi, e devi essere fedele. C'è un punto in cui il troll è interessato soltanto all'argomento, non è interessato al dialogo significativo. Quindi bisogna cogliere l'opportunità per esprimere quello che si crede in maniera reale e positiva. Altrimenti si finirà col discutere in continuazione, a un certo punto diventa controproducente. Una volta hai detto quello che hai detto, quello che devi dire, hai detto la tua verità e la possibilità di farla arrivare alla comunità, e basta. A quel punto basta, ti stacchi. E per arrivare ad alcune di quelle ultime, lei ha parlato della dieta dei media. La mia riflessione, per esempio, credo che sia molto importante sapere chi stai cercando di raggiungere, dove sono queste persone. Sì, quelle gap in termini di differenza, la differenza in termini di età, al di sopra dei 50 anni, al di sotto, sostenitori, consumatori, no. Ogni persona. Non è che nessuno al di sopra dei 50 anni non è online, magari non è detto che si possono raggiungere tante persone online intorno ai 30 anni, non tante, magari qualcuno sì. L'importante è essere consapevoli di chi sono queste persone, come le si possono raggiungere, ma ancor più tornando a quel discorso di avere un messaggio chiave che in un certo senso copra tutti i canali, cercare di capire il modo migliore poi per articolarlo, per spiegarlo su ciascun canale. Per semplificare, per quello che riguarda i social media, il messaggio è lo stesso, deve rientrare in 140 caratteri se lo vuoi mandare su Twitter, e dal momento che le persone lo condividono e ci si augura, è facile articolarlo, capirlo, ma il messaggio è sempre lo stesso. Lei ha parlato della stampa, della posta regolare, noi pure mandiamo le cose per posta tradizionale, normale, bisogna utilizzare le cose che siano i migliori modi per collegarsi alle persone, che può essere l'età, il tipo di problema. Noi la prima delle lezioni mettiamo un cartellino sulla porta di ciascun cittadino, magari mettiamo questa specie di reminder. Tutte queste tattiche hanno senso in un ambiente, in un altro. La cosa importante è avere quella strategia e sapere dov'è il pubblico che vuoi raggiungere, sapere dove si trova e poi utilizzare quei mezzi per comunicare con loro. E a volte la posta può avere un'importanza, significata, a volte no. Un altro aspetto di questo discorso della dieta dei media e come i gruppi di popolazione utilizzano i media, per esempio parlando delle persone che hanno più di 50 anni, il fatto che non siano su Twitter, che non è detto che Twitter non influenzi, perché magari i nipoti o i figli lo utilizzano, quindi il rapporto fra questi media non significa che soltanto perché una persona specifica non utilizza un particolare strumento non significa che questo strumento non lo influenzi, magari all'interno del sistema. È soltanto una cosa importante da tenere presente. Sono domande specifiche per quello che riguarda la classificazione Gmail inbox, non sappiamo come questa cosa avrà un impatto sulla raccolta fondi via email. Ci sono delle domande, delle questioni, ancora non ho visto buoni dati come le persone utilizzano i tabs. Qualcosa suggerisce che, per esempio, come io utilizzo la mia
posta, la mia casella. Io utilizzo la preautorizzazione, io non vedo quasi mai le email dell'organizzazione, adesso a meno che non le vado a cercare. Questo può aiutare dal momento che il tab è, ce l'ho presente, io magari vedo più email delle organizzazioni come conseguenza delle tab. Non credo che la risposta si conosca ancora, sarà determinata da come questo poi, quale posto occupa nel rapporto che le persone hanno con l'inbox, come la gente gestisce il flusso costante di informazioni. Ma in alcuni gruppi questa può essere un'argomentazione, può essere d'aiuto per alcuni gruppi, per esempio persone che ne fanno un utilizzo continuo, se diventa far parte del comportamento ripetitivo, per esempio le persone tendono a assumere un comportamento ripetitivo nella gestione della propria posta, quindi magari si potrà ottenere un risultato positivo. E poi per quello che riguarda durante la campagna e l'azione, l'attività, quando la campagna è finita, in un certo senso c'è un livello di energia che cambia ovviamente la copertura da parte dei media durante la campagna. Le elezioni rappresentano una cosa molto interessante, molto attraente, mentre poi nella quotidianità, nella continuità, per esempio, si dice sì, la campagna si fa in rima, ma poi si governa in prosa. Ti ho eletto per fare una cosa, valla a fare, questo dicono gli elettori. Io adesso mi occupo della mia vita, della mia famiglia, del mio lavoro. Abbiamo una democrazia rappresentativa in parte anche per questa ragione. Quindi ti ho eletto, adesso tu vai a lavorare, che io mi occupo di altro. Quindi nell'incorso della campagna il coinvolgimento e il livello di energia è diverso, comunque ci sono tantissime opportunità per le persone di partecipare, di impegnarsi, e questo possiamo continuamente farlo migliorando il lavoro, aumentando l'equilibrio e continuando a mantenere le persone impegnate e coinvolte nel processo di governo. L'altra cosa che voglio aggiungere è che questa situazione di fluttuazione in termini di attività, quegli alti e bassi, gli alti non sono soltanto i giorni dell'elezione, parte dell'essere una buona capace di portare avanti una campagna email e tirare e cercare di creare sostegno, è proprio creare questi momenti, e c'è un'utilità. Sì, la situazione è diversa rispetto al periodo di elezioni o non elezioni, prima dell'elezione l'energia è molto più alta, più elevata, e le fonti di informazione c'è attenzione che è molto più concentrata sul giorno delle elezioni. Ma nel 2011 eravamo nella campagna e abbiamo avuto dei tassi di azione molto molto più bassi rispetto a quello che avevamo avuto in un'altra situazione che non era durante la campagna elettorale. Io credo che in parte utilizzare la email in maniera positiva e cercare di capire dove sono i momenti in un ciclo del governo dove vengono prese le decisioni, dove le persone possono agire in maniera significativa, dove è possibile spostare le persone verso quello che può essere un'azione collettiva. È possibile creare parte di questa energia, non al 100%, ma una parte, se si è in grado veramente di specificare qual è la vostra teoria del cambiamento, cosa si deve ottenere, come l'azione che queste persone seguiranno può essere realizzata. È quello che mi è venuto in mente, come creare questa spinta. La data delle elezioni crea in un certo senso questa spinta ad agire, perché è una scadenza. Quando parliamo, pensiamo agli altri processi, è cercare di capire come è possibile generare spinta magari rispetto ad altri tipi di azione. Ok, voglio ringraziare Michael e Betsy, credo che stamattina abbiamo parlato tantissimo di tante cose. Voglio ringraziare tutti quanti voi per essere stati presenti qui e per aver partecipato, è stata una mattinata fantastica. Voglio anche sollecitarvi a salire gli altri pioli della scala del coinvolgimento e dell'impegno. Possiamo prenderci un caffè, possiamo parlare tra di noi. L'unica richiesta che ho, ricordatevi che siamo qui
per accompagnarvi, quindi se volete andare via rivolgetevi ad uno dei nostri per farvi accompagnare, potete rimanere, chiacchierare, fare altre domande. Io credo che sia una cosa fantastica, voglio ringraziare tutti quanti per essere venuti.